Ma dove siamo finiti sembra oggi? Sembra la foresta dello Slenderman. Tu dici? Non vedo nessun foglio di carta appeso a qualche albero. Magari è la foresta di Twilight. E neanche nessun vampiro sberluccicante. Ah! Ecco lo Slenderman. Oh, è Edward Cullen. Ma no, Billy, è una bambina. Ciao bambina, io sono Eleonora e lui è Billy. Che sta facendo? Ho capito! Vuole fare carta, forbice, sasso! Va bene, dai, giochiamo! Carta, forbice, sasso! Oh, ho vinto! Ancora, ancora, ancora! Carta, forbice, sasso! Ho vinto di nuovo, ma continua a fare carta! Non è molto sveglia questa bambina, eh! Carta, forbice, sasso! Lì. Che schifo, ti sta uscendo sangue dal naso! Parli te che ti scaccoli sempre. Beh, trovo le pepite d'oro! Ma cosa sta facendo? È iniziata la festa! Ti serve un fazzoletto? Ti sta sanguinando tutto il naso! Ah! Wow, che figata! Lo fai fare anche a me? Perché tu non sei volato? Eh? Perché tu qui? Questa parla peggio di me alle interrogazioni. Aia, che botta al sedere! Posso controllare? No! Ma questa bambina ha i superpoteri? Ma no! Ha semplicemente un modo molto violento di giocare a carta, forbice e sasso. Ehi ragazzina, come ti chiami? Zero? Bel nome! 011? È una cosa tipo 118? 011111? Mi chiamo 11. E quindi questa è casa tua. 11! Ah! Chi sono questi? Ma è grandissimo! No, è tipo me! Oddio! E se fosse mio fratello di un altro mondo? Oddio, è vero, sembrate tipo fratelli! Tu non sei mia sorella! Mike, loro, amici. Non c'è spazio per i tuoi amici, mandali fuori! Ma per Lucas, Dustin e Will c'è spazio. 11, sono io che faccio le domande qua. Va bene, si possono fermare. Cos'è questo gioco? È tipo Monopoly? È D&D, stai fermo. 11. Guarda 11, ti ho preso una parrucca. Parrucca? Ti ha regalato una parrucca perché pelata gli ricordi quello di Cattivissime. Cosa? No! Tu mi prendi in giro, io ti tolgo gli occhiali. Senti, 11, ti ho fatto un rifugio. Qui nessuno potrà trovarti. Una coperta. Sì, così sarai nascosta. Oh, sì, così sarò nascosta. Una coperta e due sedie. Sarai al sicuro. Non hai tipo un letto, un divano? Questo sarà meglio. Dove siamo finiti adesso? Guarda, Billy! Delle lucine di Natale! Ma siamo ad agosto! Le mie lucine! Che cos'è? Uno spirito? Sono della mamma di Will. Non vuole che si tocchino le sue lucine di Natale. Anche mia mamma è ossessionata dagli alberi di Natale. Chi è Will? Un bambino scomparso. Ce lo puoi descrivere? Aveva un taglio di capelli a forma di scodella. Ci credo che è scomparso! Sarà scappato piangendo dalla città con quella scodella in testa! Non ci avevo pensato. Noi eravamo convinti che fosse stato preso da un mostro dal sottosopra. Fidati, è molto più probabile la mia versione. Oh! Ele, guarda cosa ho trovato! Ma cosa? Che cos'è? Che ne so? Beh, fa paura! Un passaggio per il sottosopra. Billy, stai pensando anche tu a quello che sto pensando io? Che non ha senso il fatto che staccato si scriva tutto attaccato e invece tutto attaccato si scriva staccato? No, sto dicendo che forse uno di questi portali ci può riportare a casa. Stavo per dire che mi sembra una crostata. Ma che problemi hai? Beh, allora, prima di tutto quelli di matematica che dobbiamo fare per domani. Ma sai che c'è? Oh, problema scomparso. Billy, i tuoi libri sono scomparsi. Credi che la professoressa mi crederà quando le dirò che li ho lanciati nel sottosopra? No. Ehi, ma sento della musica. Vado a vedere di che si tratta.
com'è possibile che ogni volta debba andarlo a recuperare in qualche mondo misterioso? Ma aspetta un attimo. Potrebbe essere la mia occasione per liberarmi di Billy una volta per tutte. Potrei finalmente andare in vacanza per sempre. Ho portato con me il tuo telefono. Che cosa? Brutto maledetto! Torna qui! Ah! Aia, che male! Dove siamo finiti? È tutto così silenzioso. Sembra la mia testa quando facciamo le verifiche. Billy, guarda! Laggiù c'è una scodella. Forse è il ragazzino Will che gli altri stanno cercando. Ehi! Ah! Non vogliamo farti del male. Certo, è quello che direbbe uno che vuole farti del male. Vero. Stai indietro. Ehi, non sono mica un mostro. Siamo al buio, è difficile da dire. Come ti permetti? Visto, non posso esserne sicuro. Siamo qui per riportarti a casa. Ve l'ha chiesto Mike? No, ci ha portato 11. Vi ha portato l'11? Siete arrivati qui con il pullman numero 11? No, è una ragazzina che si chiama 11. Ma chi si chiamerebbe 11? I genitori devono volerle proprio male. Ma parli tu, che tua madre ti ha fatto il taglio a scodella. Ehi, aspettate. Perché ti tocchi il collo? Lui è qui. Lui chi? Perché voi bambini scemi non mettete mai il soggetto? Ma è un fiore! Non è un fiore, è il Demogorgone. Muori, 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 muori. Fermati, non vuole farti del male. Cioè, tu ti sei spaventato quando sono arrivata io e non ti spaventi quando arriva un mostro del sottosopra? Sì. Ha ragione. Insomma, guardatelo. È un mostro. Ma è un fiore. Io me ne vado. E poi mi ha tenuto compagnia qui nel sottosopra. Come? Guarda, sa anche ballare Gangnam Style. Ciao a tutti Team Olivieri, io sono Eleonora e questa era Stranger Things della vita reale. Se il video vi è piaciuto, non dimenticatevi di lasciare un bel mi piace per far arrivare un prossimo episodio. Se non siete ancora iscritti, non dimenticatevi di iscrivervi per far parte del Team il Team Olivieri e vedere tanti nuovi video. Olivieri, arrivo oggi, arrivo sempre. Ciao dal sottosopra.